Compleanno a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Finalmente mi sono trasferito in una casa decente, sempre a 25 minuti dall'azienda, però ci dobbiamo accontentare. E finalmente sto abbastanza tranquillo rispetto allo scorso video in cui mi hanno mandato in mezzo ai monti, in mezzo ai lupi. Questa è la mia stanza, ho una bella scrivania in cui metterci qualsiasi cosa. C'è una finestra con una vista spettacolare perché sto al settimo piano, però vabbè, non fa niente, ci sono due ascensori, subito si sale e si può vedere praticamente quasi tutta Modena. Sì, quasi tutta. Si vede uno scorcio, uno squarcio, però si vede anche la montagna con la neve, molto carina, molto suggestiva. Allora, ho 150.000 ante di armadi, veramente c'ho tutta, è tutto un armadio la mia stanza, quindi sono sto benissimo. Il letto è inguardabile perché ci sono tutti i miei indumenti. Ho appena fatto la lavatrice, quindi non ci fate caso. Il computer, ok. Sto ancora in fase di assestamento e vi faccio vedere la casa. Gli abiti, è un cazzo. Allora, questo è il bagno, molto 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 carino il bagno. Doccia, aspetta, eccola. E finalmente, rispetto alle scorse coinquiline che mi rompevano i coglioni perché dovevo abbassare la tavoletta, qui la teniamo sempre alzata. Oh, finalmente, andate a fanculo, donne. Cioè, cazzo, tavoletta, ecco. Oh, perfetto. C'ho le foto da... Ok. Minchia, quanti specchio. Magari dovrei tagliarmi i capelli, farmi la barba, togliermi tutto perché sembro un... Questa è la stanza della mia conquilina, non entriamo per rispetto, giustamente. E la sala, guarda che bella, è bella la sala. Allora, la sala. Allora, non la vedo mai la televisione, quindi non è che serva più di tanto. Però. È carina. Ok, la porta per entrare. Bene. Ok. C'è ancora l'albero di Natale. Passato Natale, eh? Tocca toglierlo! Un quadro? Basta quadri dopo la gita. Vedete il video di Firenze e capirete perché non ne posso più dei quadri. Ok, allora andiamo in cucina. La cucina è questa, con la lavatrice incorporata. Però guardate quanto è bella. A me piace questo ambiente minimale e non c'è nulla di inappropriato in giro, dove non teniamo robaccia inutile. C'è solo l'essenziale ed è bello così, no? Cioè, apri, c'è un cazzo. Oh, così Firenze, vaffanculo, no? Che tieni 10 miliardi di cose, oppure apri il frigorifero e ci stanno 7 miliardi di cose che poi scadono. No, minimale, ci metti la roba che te mangi in giornata, che te mangi, vabbè. Allora, poi qui, ok, questo è il magazzino dove teniamo tutto, dove teniamo l'ammorbidente, la roba per la lavatrice, la roba per lavare i piatti, lavare le pentole, lavare per terra, eccetera eccetera. Ok, non c'è nient'altro. C'è una specie di terrazza qui per vedere il panorama modenese. E abbiamo anche, oddio, andiamo, un bel balcone, sempre molto carino, dove stendere la roba. Oh, io sto a canottiera, fanno tipo 3 gradi, però giusto per farvi vedere. Porca puttana che freddo! Ok, questo è tutto il panorama che si può vedere. Wow. Ok ragazzi, sono diventato pure... Porca puttana. Voi dal video non potevate vedere il freddo, però cercate di percepirlo. Perfetto. Avete capito un po' com'è la mia situazione? Andiamo a cucinare qualcosa. Prima, vitamine. Sì. Poi,
Barretta energetica. Tavoletta tattica di Natale. Facciamo le 2002, le 2000, le 99, là. Andate a fare in culo, andate. Yogurt greco. Arca puttana. Fanculo, va. Tracco, levati dai coglioni proprio. Cannavacciuolo, stai zitto. Gordon Ramsay, te ci insegno. Bim. Ragazzi, che cuoco provetto, madonna. Poi c'è il mio cioccolato Navi, quello bianco che è il più buono al mondo, non perché sono razzista, ma è così. Poi la aloe vera, che è una bevanda buonissima, che non piace praticamente a nessuno tranne me, è troppo buona. L'acqua del nord, perché ormai non siamo più terroni meridionali, ormai siamo del nord, ragazzi. E buon appetito a me, ciao, ciao, ciao. Quando lavo la roba mia non mi fa schifo, quando lavo la roba degli altri mi fa cagare. Quindi quando lavo la roba mia non mi metto i guanti, ma quando devo lavare i piatti e la roba degli altri mi metto i guanti. Fate anche voi così o sono l'unico pazzo omicida? Ok ragazzi, avete visto bene o male dove sto vivendo in questo momento. Sono un pochino più tranquillo, un pochino più rilassato. Quindi finalmente riuscirò a vedermi le mie serie TV e a fare finalmente delle recensioni. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Ciao ragazzi, ciao 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 ciao.